No, questa cena supera le più rose aspettative. Quest'anno abbiamo superato le 400 presenze, abbiamo dovuto dire tantissimi no tra ieri ed oggi, e questo è merito soprattutto di una persona che lavora all'interno dell'ente, che segue tutta l'organizzazione davvero mettendoci tanta energia e tante risorse, che è Cinzia Girometta, che è una colonna del settore. Oggi è venuta apposta con la lista, perché poi devo ringraziare gli sponsor, e abbiamo qui anche la responsabile del settore Sabrina Massazza e l'Elisabetta Pozzi, che è rientrata dalla maternità e ha seguito il settore dei servizi sociali. E quindi questo è un momento in cui anche i dipendenti dell'ente si fanno parte della città attiva, di queste serate così belle. Credo che sia davvero un applauso che meritano integralmente. Quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo deciso, poi l'assessore Nicolai entrerà più nel dettaglio, di destinare il ricavato a due associazioni del territorio. Rendiconteremo e faremo vedere quello che abbiamo, che si è acquistato con la vendita dei biglietti e la cena della solidarietà dello scorso anno. E credo che questa festa rappresenti davvero il cuore della città e in termini di solidarietà, ed è, diciamo, un risultato che ogni volta mi emoziona, perché riusciamo sempre a battere il record dell'anno precedente. Quindi sono sicuro che già l'anno prossimo dovremo trovare il modo di ampliare gli spazi, non so come si possa fare. Ringrazio Luna Rossa perché ci ospita, le associazioni culturali, il comitato delle associazioni sociali e culturali, e la banda che sempre ci accompagna in tutte le iniziative, e le varie associazioni che rendono possibile questa bella serata. Lascerei la parola a Don Luca, che è il prevosto della città, impegnato anche lui in una fusione delle diverse parrocchie, e quindi questa a significare anche la collaborazione leale e sincera con le nostre parrocchie. Davvero grazie a tutti e buon proseguimento. Io ringrazio molto il sindaco, l'amministrazione, perché stiamo lavorando veramente tanto anche insieme. Questa festa è iniziata il 4 ottobre, oggi siamo al 20, quindi veramente tanti avvenimenti che sottolineano varie dimensioni della festa. Fare festa vuol dire, ecco, ragionare sulle ragioni del bene, sulla bellezza che ci aiuta. Fare festa vuol dire trovarci, come abbiamo fatto in piazza. Ognuno esprime anche le proprie sensibilità, vuol dire celebrare, vuol dire fare cultura, ma vuol dire anche lasciare segni tangibili come quelli di questa sera, che danno futuro per altri, non solo per sé. Tutte queste dimensioni fanno bene alla città, fanno bene a noi. Anch'io rimango colpito che ogni volta si cerca una sede nuova, perché si continuano a espandere. Andremo sul lago, faremo dei terrazzamenti, non so, avanziamo, mettiamo a posto la cava, facciamo qualcosa per accogliere ancora di più le persone. Soprattutto questo, in questi momenti, sono, come dire, un po' con la punta dell'iceberg, cioè qui uno vede qualcosa di quello che in realtà avviene quotidianamente, cioè di gente che quotidianamente lavora a servizio della città, e noi non lo vediamo, vediamo solo qui la rappresentanza di tante persone, ma non vediamo tutto il bene, il bello che c'è. Quindi io, vedendo questo scenario, penso tutto quello che avviene tutti i giorni di questo servizio che tiene insieme la città, per cui una grande gratitudine, ammirazione e anche il desiderio di conoscere meglio le singole realtà. Quindi un grazie davvero a tutti, e andiamo avanti verso l'alto, verso il meglio. Buon cammino a tutti. Mi accusa di essere prolisso. Allora, io faccio in fretta, chiamo il presidente della Consulta Sociale, Antonio Denisi, il presidente della cultura, della Consulta Culturale Ambientale, Umberto Tampone,
la presidente dell'associazione AIOS, e la presidente del Banco di Solidarietà, Monica Ventimiglia. E infine il presidente dell'Auser, Enzo Pasta. Allora, proviamo a dare una spiegazione della presenza di queste persone. Il presidente dell'Auser, Enzo Pasta, è qui perché, come diceva il sindaco, è un momento anche di restituzione. E quindi qui vedete una delle sedie che sono state acquistate con la raccolta avvenuta con la cena della solidarietà dell'anno scorso, che è stata donata all'Auser. Poi magari Enzo ci fa un breve cenno di come funziona. Le altre sono in uso a Croce Bianca, che stasera doveva essere qui con il suo presidente, ma loro si impegnano per noi, per i nostri bisogni, e non sono riusciti perché sono impegnati in servizio. Sono arrivati? Eccoli qua. Buonasera Croce Bianca, buonasera. Allora, Mariangela e Monica rappresentano le due associazioni che nell'ambito della riunione tra le varie associazioni sono state individuate come le associazioni alle quali doneremo il ricavato per i progetti. Sapete che sono stati individuati dei progetti o degli acquisti di materiale che serviranno per i ragazzi disabili e per il miglioramento e la diffusione del pacco che il banco dona ai nostri concittadini più bisognosi. Io mi fermerei e inizierei a dare la parola al presidente della Consulta Sociale per un saluto. Vorrei iniziare con un grandissimo grazie a tutti. Voi rappresentate per me i volontari terreni, siete tutte quelle persone che riuscite a regalare attraverso il vostro bene un sorriso, una speranza a quelle persone che stanno affrontando un periodo, un cammino meno adagiato del nostro. Siete delle persone che hanno come obiettivo il far bene. E questo far bene l'avete dimostrato con tante persone che vedo in questa sala. Grazie mille. Roberto, prego. Buonasera a tutti. In quanto presidente della Consulta Culturale abbiamo dato un supporto alla Consulta Sociale per organizzare questa bella cena della solidarietà. Il progetto è partito tantissimi mesi fa, come tanti sanno, è stato tutto un percorso di progetti presentati, di votazioni fatte sui progetti, votazioni addirittura fatte sulla cena, di cosa doveva essere composta la cena, quindi è stato tutto un percorso durato mesi, e quindi vedere questa distesa di persone che partecipano questa sera è una bella cosa, insomma. Grazie a tutti. Io volevo dare e dire soprattutto un grazie anche alla banda, al nostro corpo musicale della Libertà, che ci ha aiutato per una bellissima rappresentazione. Grazie davvero. Allora, Enzo, vieni e racconta un po' cosa è successo. Buonasera a tutti. L'anno scorso, nella cena della solidarietà, il programma prevedeva che i fondi raccolti venissero destinati all'Auser e alla Croce Bianca. Noi abbiamo preso Montascale, che adesso poi dopo vi facciamo vedere come funziona, che sostanzialmente serve per agganciare la carrozzina a una persona che abita, che ne so io, al primo piano, che non può camminare, che quindi non ce la farebbe, non c'è l'ascensore, quindi non potrebbe
mai uscire di casa, con questo strumento agganciamo la carrozzina, la facciamo scendere per le scale pian pianino, naturalmente non bisogna avere premura, però comunque, e poi dopo, una volta che la persona ha fatto la visita, la riportiamo a casa e il montascale, avendo i cingoli sotto come il carro armato, sale e scende con abbastanza facilità. Allora, l'idea era nata perché purtroppo per fortuna, non lo so, ognuno poi lo giudica, purtroppo San Giuliano è una città abbastanza vecchia ed è una città che vede molte case dove non c'è l'ascensore e dove ci sono persone, noi sappiamo, perché oltretutto è stata fatta e stiamo facendo ancora un'indagine, ci sono un sacco di persone che hanno difficoltà, per non dire addirittura nel caso peggiore, che non riescono a uscire di casa. Questo strumento ha un solo piccolo difetto, nel senso che quando arriva a livello del piano o del pianerottolo, in realtà per girare, per fare l'altra rampa di scale, ha bisogno di uno spazio di almeno un metro, e questa è la difficoltà che è sorta, che abbiamo riscontrato, perché purtroppo, avendola provata in pratica, abbiamo riscontrato che in alcuni caseggiati non c'è questo metro e quindi non riusciamo a salire, né tantomeno scendere. Quindi voglio dire, fortunatamente la Croce Bianca, con la quale noi collaboriamo tutti i giorni, come collaboriamo con l'AIOS, fortunatamente la Croce Bianca ha preso queste sedie per i cardiotonici, per cui servono, sono molto più maneggevoli e fanno sostanzialmente hanno lo stesso risultato che parleremmo noi con il montascale, e quindi diciamo che in base a questa collaborazione che esiste, che è stata promossa anche dall'amministrazione comunale e che quindi c'è questa collaborazione così stretta, noi per esempio oggi il nostro montascale l'abbiamo dato in prestito, comunque che è una cosa di tutti, non è che dell'Ausa. Io ho sempre detto che la cosa è della città, quindi chi ne ha bisogno basta che si faccia avanti e lo può utilizzare. L'abbiamo dato all'AIOS perché ha necessità per fare delle scale di questo strumento. Quindi il risultato alla fine di questa cena, come di quelle precedenti e come sarà sicuramente anche di quelle future, è il fatto che le associazioni della città collaborano tra di loro al fine di aiutare la cittadinanza e tutte quelle persone che sono in difficoltà e che hanno bisogno. Grazie a tutti, buona continuazione. Passiamo ora ai rappresentanti delle associazioni ai quali devolveremo il risultato di questa serata. Io partirei da Monica Ventimiglia. Vieni Monica, è la presidente del Banco Alimentare. Allora, io volevo ringraziare a nome soprattutto del Banco, ma soprattutto delle 137 famiglie che tutti i mesi ricevono il pacco di generi alimentari. Quello che raccoglieremo stasera lo useremo soprattutto per implementare il pacco con tutti i generi che normalmente le aziende o il Banco Alimentare non ci donano, soprattutto prodotti per l'igiene, detersivo della lavatrice, pannolini per la prima infanzia. Quello che sempre mi commuove di questo è che so, e perché lo vedo e lo percepisco, che il lavoro che noi facciamo quotidianamente per recuperare le cose, per portarle alle famiglie, per fargli compagnia, per offrirgli un'amicizia, una possibilità, non è solo un lavoro vostro, ma è un lavoro di tutta la città. Mariangela, credo che la conosciamo tutti quanti quanto Monica, è la presidente dell'AIOS e ci racconta un po' di cos'è. Buonasera, grazie, scaldate il cuore veramente, vedervi così tanti e così presenti.
è una garanzia perché ogni anno dobbiamo affrontare un gradino in più, non solo con molte scale, ma con le varie difficoltà che si avvicendano, perché vuoi le leggi, vuoi proprio l'organizzazione, soprattutto quando hai a che fare con un'associazione che si occupa veramente di problematiche che hanno bisogno di essere affrontate con un occhio giuridico, con la giusta dimensione del problema. Si chiama Associazione per l'integrazione e l'orientamento dei soggetti svantaggiati, è un titolo che volutamente non ha voluto parlare di handicap, perché per sempre è sempre stata la nostra mission quella di far sì che i ragazzi siano il più possibile integrati con tutti noi. Sul vostro tavolo quest'anno avete come esempio le calamite che sono state fatte dai volontari e dai ragazzi di IOS. È stato... un lavoro fatto veramente col cuore. Sì, sì, Gina Greco fa parte del direttivo, certo, non è solo consulenza, ci ha messo le mani in pasta, anzi nel gesso, perché erano tutte formine di gesso, sono quasi tutte formine di gesso, qualcuna è ceramica, perché abbiamo messo un po' insieme gli stili. Ora, noi siamo in una fase di trasformazione, in gestazione c'è la possibilità di dotare questa città finalmente di un centro socio-educativo funzionante e funzionale ai cittadini che ne hanno bisogno. Dico che siamo in gestazione perché abbiamo avuto l'approvazione per i primi 5 posti che non servono, non sono sufficienti né all'automantenimento dell'attività né a garantire alle persone che ne hanno bisogno un'equità, perché i ragazzi devono andare anche altrove e sono cittadini di questo territorio. Ci stiamo impegnando per ampliare, abbiamo avuto da parte di Avis una mano enorme, perché ci ha consentito con il contributo di volontari di aprire una porta e di darci l'accesso ad un piano che fa sì che i metri quadrati, perché purtroppo la burocrazia misura i ragazzi per metri quadrati, 15 metri quadrati per ragazzo, e quindi ci troviamo in questa fase di messa a norma di tutto per riuscire ad aumentare l'accoglienza. Quindi il progetto che abbiamo presentato, che è di computer o comunque di materiale informatico, perché i nostri ragazzi pubblicano un giornale, stanno tutti a scrivere al computer, a collegarsi a internet e sono emancipati in questo. Abbiamo dei computer presenti, fanno a turno perché non hanno la possibilità di averne uno a testa, neanche i 5 che potrebbero avere. Questa organizzazione, questa serata ci consentirà di dotare di questa strumentazione i ragazzi. E questo è un primo passo, noi stiamo andando avanti con l'aiuto di tanti, devo ringraziare Avis, devo ringraziare Auge, perché senza il montascale non verrebbe approvata l'attività, perché se ci capita una carrozzina come va al piano di sopra? Senza una corretta integrazione di quello che abbiamo, perché occorre mettere a norma i bagni per esempio, e adesso stiamo lavorando in questo senso, quindi grazie per tutto quello che potete fare, che avete fatto fino ad oggi per sostenerci. Passo la parola al rappresentante della Croce, che ci racconta un po' l'esperienza che hanno fatto con gli strumenti che avete ricevuto. Buonasera a tutti. Allora, io sono un semplice volontario, però vi voglio salutare da parte di Fronzuti Riccardo, perciò grazie a tutti e vi ringrazio per la donazione. Cioè, io non posso raccontarvi tante cose perché non è che sono portato per raccontare, comunque grazie ancora e riferisco a Fronzuti quello che mi avete detto. Grazie. Dire grazie è sempre giusto, non si abusa mai. Io ringrazio di nuovo tutti quanti voi, perché veramente al di là di tante
valutazioni che si possono fare. San Giuliano è una città che quando c'è la chiamata per la solidarietà è sempre presente, davvero, e questo è importante. Che dire, le associazioni, i loro presidenti stanno già lavorando alla seconda edizione della Festa del Volontariato. E di stamattina la decisione, quest'anno la Festa del Volontariato sarà allocata, inizierà alla fine di aprile e durerà 10 giorni, con tutti gli eventi che i presidenti delle tre consulte stanno già iniziando a, come dire, delineare. Volevo, in tema di solidarietà, ricordare a tutti che il Consiglio Comunale di San Giuliano, e se io non ricordo male all'unanimità, quindi una cosa che la Maria Grazia Carminati me lo conferma, il Consiglio Comunale all'unanimità un anno e mezzo fa, forse quasi due, ha deciso di creare un'iniziativa per raccogliere dei fondi da destinare poi a uno di quei territori colpito dal tremendo terremoto dell'agosto 2016, quello di Amatrice, insomma, che si è propagato tra Umbria, Lazio e Marche. Martedì sera, sempre qua, c'è la cena che credo che si chiami Amatriciana Solidale, di conclusione di questa raccolta fondi. In maniera tale è un momento per stare assieme, è un momento per stare assieme. Il prezzo è assolutamente modico, sono semplicemente 10 euro, è un modo per stare qua tutti assieme, condividere questi momenti e dare la conclusione a questo progetto, in maniera tale che poi questo lo decideranno i consiglieri comunali, che sono coloro che hanno dato il là all'iniziativa, come concretizzeremo, nel senso che immagino magari anche un momento di vera e propria solidarietà in loco, cioè arrivare in quel territorio a portare questo assegno simbolico al sindaco del comune di Amandola, dove è ubicato l'ospedale dei Sibillini, che in questa comunità montana sostanzialmente il cuore, il fulcro della comunità, è l'ospedale, che è stato gravemente danneggiato. Quindi so che in tanti si sono già informati e hanno già acquistato il biglietto. Credo che sia possibile, se qualcuno vuole, anche già stasera, credo che la Cinzia sia dotata già di biglietti. Io vi aspetto perché avremo modo poi di rendicontare a tutta la città anche questo avvenimento e quello che siamo riusciti a raccogliere grazie all'iniziativa di tutto il Consiglio Comunale. Grazie davvero a tutti, grazie. Ma tu non fai?